Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una classifica particolare, la top 10 delle coppe più belle vinte dalla Juventus. Quindi andremo ad analizzare 10 coppe, perché ce ne sono una marea, ma 10 in particolare, secondo me, i miei gusti, le più belle. Poi ovviamente potete dire la vostra qui sotto nei commenti, come sempre. Quindi iniziamo. Decimo posto, la Coppa dello Scudetto. Non è bellissima la Coppa dello Scudetto, soprattutto potevano veramente trovarne di migliori. Però a me non dispiace, secondo me per il valore del trofeo andava messa in questa top 10. Secondo me ci sono altri trofei tipo la Toyota Cup, queste qua, coppe qua che non ho inserito ma che andava la pena. Andavano inserite perché secondo me è molto bella come trofeo. Però la Coppa dello Scudetto, come ho detto, gli passa davanti anche per l'importanza in sé della Coppa, insomma. Nono posto, la Supercoppa europea vinta a Palermo, perché nell'85 vincemmo la Supercoppa europea, ma era una specie di targa. Quella che vinciamo a Palermo è la forma della Supercoppa europea uti più utilizzata. Adesso è cambiata di nuovo, è diventata più grande. Secondo me è più bella, ma noi quella nuova non l'abbiamo ancora vinta. E quindi quella vecchia, secondo me, merita il nono posto. Perché sinceramente non ho mai amato le coppe minute piccoline. Quindi anche qui per l'importanza del trofeo rientra in questa top 10. Ma a mio avviso è bella, ma si poteva fare. Secondo me quella di adesso è molto migliore. Stesso disegno, ma più grande, più voluminosa. Secondo me rende più l'idea. Quella piccolina, sì, è carina, ma insomma. Ottavo posto, una delle coppe per me più belle delle partite non ufficiali, la ICC. L'ho inserita perché la Juve l'ha vinta e secondo me è una delle coppe più belle, soprattutto del calcio estivo. Per me merita la ICC perché effettivamente è veramente molto molto bella. Non c'è molto da dire, anche se è una coppa non ufficiale, merita sicuramente una menzione. Settimo posto, la Supercoppa italiana, nuova versione. La vecchia non mi piaceva, era troppo squadrata. La nuova invece è molto bella, con la copertura un pochino più bombata. È molto bella, a mio avviso merita questa top 10, non solo per l'importanza del trofeo, ma quanto proprio perché è veramente molto 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 bella. Al sesto posto, la Coppa Intercontinentale. Doveva entrare o la Intercontinentale o la Toyota Cup in questa top 10 perché sono due coppe importantissime, ma la Coppa Intercontinentale ci entra perché aveva un fascino incredibile, bellissima, con questo pallone di cuoio vecchio che rende veramente l'idea. Entriamo nella top 5. Al quinto posto, la Coppa delle Coppe, una delle coppe europee più belle della storia. Elegante, raffinata, piccolina, meritava assolutamente non solo di essere inserita, ma è una delle coppe che mi è dispiaciuto veramente che potesse uscire, cioè che potesse. Mi è dispiaciuto proprio che il trofeo venisse soppresso proprio per la bellezza anche della coppa in sé. Sono orgoglioso, insomma, del fatto che la Juve l'abbia vinta. Al quarto posto la Coppa Italia vecchia versione, quella diciamo anni 90, quella che si è usata di più, per intenderci quella con la basona grossa di legno con la coppettina sopra. A me quella coppa lì è sempre piaciuta tantissimo e ho un debole particolare per questo tipo di Coppa Italia. Meritava con la targona con tutte le squadre vincitrici, fa molto calcio retro, ma a me piaceva veramente tantissimo. Entriamo nella top 3. Al terzo posto la Coppa della Champions League. È la coppa più desiderata, inutile negarlo, ma a mio avviso non è la più bella coppa in circolazione, ma ripeto, è il mio gusto personale. È una bellissima coppa, nel corso degli anni è cambiata. Quella che ha vinto la Juve ha le orecchie molto più ampie, quella che c'è adesso ha le orecchie molto più strette, ma comunque molto bella sicuramente la Champions, bellissima, meritava di entrare in questa top 3, ma non ho messa prima. Al secondo posto, un'altra competizione europea, la Coppa UEFA. Ora sarò sicuramente in minoranza, ma a me la Coppa UEFA piace veramente tantissimo. Una delle coppe più belle che io ho visto al Juventus Museum, imperiosa, pesantissima, grossissima, poi con questa forma schematizzata che ti dà proprio la sensazione della ricerca della grandezza, veramente bellissima. Poi la difficoltà di vincere la Coppa UEFA quando la vincemmo noi era molto più difficile che vincere la Coppa dei Campioni, in quanto c'erano veramente fior fior di squadre, e secondo me meritava assolutamente di essere inserita. Al primo posto, a sorpresa,
nella mia classifica c'è la Team Cup, cioè la nuova versione della Coppa Italia, quella con la base, che è degli ultimi anni, con la base più sottile e sopra la coppona che c'era anche sopra nella base vecchia, ma più grande, è diventata praticamente una coppa enorme. A me questa coppa piace tantissimo, magari sarò unpopular, ma a me quella coppa lì piace veramente tanto, la trovo grande, maestosa, ma soprattutto elegantissima. E questa poi forma dorata, no? Secondo me è veramente veramente bello. A me veramente piace. E quindi finisco qua la top 10. Volevo fare una menzione, come ho detto prima, alla Toyota Cup, che resta una bellissima coppa, e alla Coppa Intertoto, che è una coppa piccola, ma comunque dal valore, perché ci ha permesso di realizzare il Grande Slam. Speriamo di vincere ancora. C'era ancora da inserire la Coppa Ali della Vittoria, al campione di Serie B, che a mio avviso era bellissima. Secondo me meritava più quella che la Coppa dello Scudetto, ma lo Scudetto, essendo proprio il titolo di campione d'Italia, meritava per storia e tradizione. Ma in realtà di coppe da inserire ce n'erano ancora una marea, però ovviamente ho scelto le 10 più comuni e secondo me più belle per fare questa classifica. Quindi a me non resta a questo punto che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video del canale, perché ci sono tante, tante rubriche ancora in uscita, tanti video ancora in uscita, quindi mi raccomando, iscrivetevi, like al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!